Vede la luce il progetto Solimai, attivato dall'ambito territoriale sociale 6 in base alla legge nazionale sul dopo di noi. Nel percorso di coprogettazione è stato firmato un patto di sussidiarietà insieme alla cooperativa sociale Labirinto, che è il soggetto capofila di un'associazione temporanea costituita con la Fondazione Noi Domani di Pesaro, l'associazione Onfalos e la cooperativa sociale Giodifano. Il progetto riguarda la realizzazione di soluzioni abitative di tipo familiare con spazi comuni, sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone che soffrono della stessa condizione. E per rispondere a questa esigenza sono stati messi a disposizione due nuovi appartamenti nel quartiere di Gimarra, mentre i beneficiari sono quattro persone con disabilità grave residenti nel comune di Fano che hanno aderito negli anni passati ad un avviso pubblico. È stato poi pubblicato un altro avviso per individuare un quinto beneficiario a causa di una rinuncia. Quella di accompagnarli con degli interventi, quindi con vere e proprie soluzioni abitative, al percorso che poi li condurrà al distacco prima o poi con i propri familiari, quindi appunto al dopo di noi. E sono soluzioni abitative già individuate, sono due appartamenti, uno da due e uno da tre posti, nella nuova lottizzazione di Gimarra, sono già disponibili e nel frattempo però sono stati anche previsti degli interventi, delle attività propedeutiche proprio per acquistare maggiore consapevolezza e una, nel limite del possibile, più autonomia in quello che viene nominato invece il durante noi, quindi veri e propri laboratori, attività di inclusione. Questo nei locali invece in un complesso che viene riqualificato a Rosciano nella strada che porta a Monte Giove. Il progetto dura 15 mesi, è un progetto importante perché io credo che davvero con questa legge, con la legge sul dopo di noi, sia davvero una vera e propria conquista di civiltà, perché permette a persone con disabilità grave di non essere lasciate sole anche poi quando non ci saranno più i propri familiari. Ed è questo il senso che vogliamo dare anche come ambito, cioè il senso di trasmettere, di diffondere e creare senso di appartenenza e dare una dimostrazione concreta di vicinanza per le persone più fragili.